È arrivato il momento di andare in giro per la nostra Sicilia. Noi lo facciamo con la nostra rubrica Spettacolo Sicilia e con la nostra bravissima Maria Grazia Innecco. Benvenuta Maria Grazia, come stai? L'estate come procede? Ciao, sono arrivata in Veneto e cominciano i miei zigzag in giro per l'Italia. A me piace fare questa cosa, quindi sono felicissima, un po' caldo, ma non credo tanto quanto da voi. Tutto bene. 30 gradi, 30, ti dico subito che oggi ci sono 30 gradi a Milazzo. Allora, forse qua di qua 33,5, allora ti batto. Ti mi batti, hai visto? Ti dico subito che l'argomento principale di questa puntata, si sta parlando di violenza di genere, anche perché domani c'è una bella manifestazione a Milazzo, Villa Vaccarino, alle ore 19:30. Donna tra forza e fragilità, riflessione sul tema della violenza di genere. E in studio con me c'è la scrittrice Valentina Di Salvo, che sta parlando del suo libro. Sarà una delle grandi protagoniste della manifestazione di domani. Però io sono curioso di sapere dove mi porterai in giro oggi per la Sicilia, anche perché noi non prepariamo niente. All'improvviso salgo sul tuo aeroplanino e viaggio con te. Oggi dove mi porti? Allora, l'altra volta ti ho portato alle Olie e ti ho parlato di cinema. Sì, ti ricordi? Certo. E questa volta invece ti parlo di teatro e ti porto nel centro della Sicilia, in una località dei Monti Sicani, quindi siamo nella parte proprio vecchia del continente Sicilia. Il posto si chiama Santo Stefano in Quisquina. Ma come fai a trovare questi posti? Cioè, diciamo ai nostri amici e ascoltatori che Maria Grazia Innecco è una lombarda che è venuta in Sicilia e ha scoperto tutti questi posti. Ma come hai fatto a scoprire questo posto? Ma guarda, mi ci hanno portato, perché io sono una che si lascia anche un po' trasportare dal vento, come dicevi tu, no? Quindi col mio Aliante, perché non ha motore, va proprio a vento il mio mezzo alato, e mi sono ritrovata l'anno scorso in questo luogo che assolutamente è incredibile, cioè io non pensavo, non sapevo neanche dove stavo andando. Mi trovo in questo luogo. Allora, ci tengo a dire che Stefanos in greco significa corona e Quisquina viene da Kaskin, che vuol dire oscurità, invece è un termine arabo, quindi già tutto il nome, tutto quello che evoca è una cosa antica e un po' favoleggiante. E devo dire che pensavo di trovarmi in un paese, invece mi sono trovata in mezzo alle colline. Io di case non ne ho viste, ho visto un cartello che diceva Teatro di Andromeda, ma nel nulla, quasi nel nulla. Anche, ma è un teatro conosciuto in Sicilia questo? Cioè si organizzano manifestazioni, eventi, oppure allora, è un teatro antico? Conosciuto. No, allora non è antico, perché è stato costruito di recente, ci sono voluti 20 anni, e l'ha costruito, udite udite, il pastore, figlio del pastore che gestiva le 300 colline, 300 ettari di collina che sono ancora di proprietà di questa famiglia. Quindi un pastore molto speciale, quello che attualmente è proprietario di questo territorio, che oltre a guardare i suoi armenti, le sue mule, le sue asine, le sue pecore, aveva dentro di sé evidentemente una vena speciale di creatività. Bene, ha fatto di stare in mezzo alla natura, a guardare le pietre di questo terreno, a guardare il cielo e le stelle, perché a volte gli capitava di stare fuori anche di notte, ha seguito un impulso che l'ha portato a costruire questo teatro. Dunque un artista allevatore alla fine questo Lorenzo. Un artista allevatore, esteta, mitologico, un personaggio incredibile che oltretutto ha avuto un riconoscimento proprio quest'anno incredibile, perché udite udite, con le sue opere, perché lui scolpisce la pietra, è arrivato fino alla Biennale di Venezia, e le foto delle sue imprese, delle sue attività, delle sue meravigliose opere d'arte sono esposte in questo momento a Venezia. Valentina, aspetta, ragazza Valentina, tu che sei siciliana, lo conoscevi questo posto? No. Questa no, no. Storia meravigliosa, perché questa è una storia da scrivere. Preparati a scrivere un libro, Valentina,
è da veramente incredibile. C'è un pastore che le pecore pascolavano, lui invece costruiva il teatro. Dopo 10 anni si è ritrovata questa struttura che, tra l'altro, ho visto la foto, è meravigliosa, è meravigliosa. Ma tu devi sapere che io ho un po' di emozione a livello personale, perché il 6 settembre, io vi invito anche ad esserci, lì io presenterò il libro facendo uno spettacolo a Sicilia con Salvino Catalabiano, che è un ragazzo, un attore palermitano che fa parte del piccolo teatro patafisico, ma della patafisica parliamo un'altra volta. Infatti. Quello che io vorrei dire ancora, sì, se ho ancora qualche minuto, è che Lorenzo, che si chiama Reina di cognome, quindi vedi che con la corona di Santo Stefano, di Stefanos, c'entra. Reina con la E, no Reina. Reina, proprio come una regina, ecco. Lui è un re e una regina assieme. Alla creatività femminile e la concretezza maschile, tutto unito in un uomo. Ma è sposato questo Lorenzo? Sì, ha anche dei figli. E nel vecchio, credo che la misticità, l'atmosfera che si respira in quel luogo non è facile. Valentina ci sta pensando. Valentina ci sta pensando al teatro Andromeda e al territorio. Lui ha costruito il teatro con le pietre che c'erano nel terreno, mettendole in forma ellittica e facendo una prima base di 365 pietre, lasciando uno spazio aperto verso il fondo, che dà quindi su queste colline, sembra di essere sospesi nel vuoto. Ho capito. È una cosa meravigliosa. Il palcoscenico in realtà è uno spazio tondeggiante, rotondo. Lui ha fatto arrivare del bricciolino di marmo brillantissimo dall'isola di Tassos in Grecia, e all'interno c'è una specie di spirale, quindi c'è tutta l'energia che si concentra lì, e al centro c'è una tondo non tanto grande di pietra nera. Ma scusa, queste pietre che siedono avanti, che sono i sedili? Allora, aspetta, quelle che tu vedi sono, sì, i sedili, sono 108 e sono esattamente in corrispondenza alle stelle della costellazione di Andromeda. Incredibile, ragazzi, incredibile. Questo è un genio. È un genio questo. Ha il cellulare questo Lorenzo? Lo intervistiamo, lo voglio intervistare, lo voglio contattare, voglio parlare con lui. Lo andrò a trovare, se mi dà la possibilità di andarlo a trovare, io faccio anche una bella intervista. È un museo in realtà. Poi aspetta, perché lui ha tutte le sue opere d'arte, quelle che ha costruito. Ha costruito anche una specie di torre ottagonale che fa un po' di Federico II, no? Sì. Quindi, ottagonale, perché c'è tutta questa magia, questa alchimia, e le ha ricoverate tutte lì, quindi ci si può andare, ma si può andare a cena, ci si può andare con degli amici, ci si può andare a visitare il museo. Ricordo che comunque che quando ci andrai, sì, dovrai fare una specie di pulizia della tua mente e varcare la porta, che è una porta speciale girevole, una vera Stargate, e tu ti troverai all'interno di questo spazio e ti sentirai uscito dalla galassia. Mara, grazie, sei meravigliosa, non vedo l'ora di... Magari andiamo insieme. Ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a trovare Lorenzo. Tu hai scritto qua tra le stelle e il teatro. Io direi, no, si può dire anche tra le stelle e le stalle, perché ci sono le stelle, c'è il teatro, c'è l'artista, c'è un panorama meraviglioso. Gli asini sono degli animali, non ho mai capito perché siano stati sempre equiparati alla incultura, alla poca animali cultura. Intelligentissimi l'asino, attenzione. Tra l'altro, a proposito, Mara, grazie, ti fermo un attimo perché il 6 agosto a Santa Lucia del Melo, organizzato dal mio grandissimo amico Giuseppe Bella, c'è il Palio degli Asinelli ed è una manifestazione meravigliosa dove la Sicilia è la grande protagonista, tra la sfilata con abiti tipici, con questi asinelli che camminano per le vie del paese, c'è la passeggiata, la visita di Santa
Santa Lucia del Mela, un evento meraviglioso a partire dalle ore 19 a Santa Lucia del Mela. Maria, grazie, io ti ringrazio ancora una volta per averci portato in giro per la Sicilia e ci risentiamo la prossima settimana per scoprire un altro posto meraviglioso della nostra isola. Maria ragazza, Inneco, spettacolo Sicilia. Aspetto di farvi avere la clip, perché dato che hanno ascoltato, i nostri amici della radio devono poter vedere attraverso la pagina Facebook della radio che cosa abbiamo descritto. E infatti. Ciao Maria, grazie, un abbraccio. Ciao. A voi, ciao Valentina, ciao Francesco. Un bacio.